Vediamo la rifrazione della luce. Con il termine rifrazione si intende il cambiamento della velocità di un raggio di luce quando passa da un mezzo trasparente a un altro. Per esempio, dall'aria al vetro, dall'acqua al vetro, dal vetro al plexiglass e così via. Infatti, la luce viaggia a velocità diverse nei vari mezzi trasparenti. La luce nel vuoto viaggia a 300.000 km al secondo circa, si indica con la lettera C. Nei vari mezzi trasparenti viaggia a velocità minori di C. Quindi nei mezzi trasparenti la luce rallenta sempre, ma non rallenta sempre allo stesso modo. Per esempio, nell'aria la luce in pratica non rallenta quasi per niente, quindi la sua velocità rimane uguale a quella, del vuoto, quindi 300.000 km al secondo. Nell'acqua la luce invece rallenta notevolmente perché passa da 300.000 a 226.000 km al secondo. Nel plexiglass rallenta ancora di più, passa da 300.000 a 203.000 km al secondo. Queste stesse cose le ho anche scritte qua, dove si vede la velocità della luce nel vuoto, 300.000 km al secondo. Se vogliamo esprimere in metri al secondo diventa 3 per 10 alla 8, perché questo è già un 3 per 10 alla quinta. In più i chilometri sono 1000 metri, quindi viene fuori un altro fattore 10 alla terza. Qui ho riportato il valore della velocità della luce nell'aria, nell'acqua e nel plexiglass. Attenzione a non commettere l'errore di chiamarla, per esempio, la velocità dell'acqua, perché l'acqua non si muove e nemmeno il plexiglass. Quindi non è la velocità dell'acqua, è la velocità della luce nell'acqua. E qui faccio vedere in questo disegno un raggio di luce che passa da un mezzo trasparente chiamato 1 a un altro chiamato 2. Potrebbe essere per esempio dal vetro al plexiglass o qualsiasi altro esempio. Il raggio di luce viaggia a velocità v1 e poi questa velocità cambia perché cambia il mezzo di propagazione. La luce potrebbe aumentare di velocità oppure diminuire, dipende dai due mezzi trasparenti. Per misurare di quanto la luce rallenta nei vari mezzi trasparenti si introduce l'indice di rifrazione, che sarebbe più corretto chiamare indice di rallentamento. Infatti, più è grande il valore dell'indice di rifrazione e più la luce rallenta. Come vediamo meglio tra poco, la definizione dell'indice di rifrazione è C diviso V e si indica con la lettera N minuscola. È sempre un valore maggiore di 1. Tra poco vediamo gli esempi. Questo perché C, la velocità della luce nel vuoto, è sempre maggiore di V, la velocità della luce nei mezzi trasparenti. Quindi questa frazione ha il denominatore V minore del numeratore C e quindi è una frazione minore di, maggiore di 1, perché ha il numeratore maggiore del più grande del denominatore. Vediamo adesso questi esempi, quindi l'indice di rifrazione dell'aria, dell'acqua, del plexiglass e del vetro. Cominciamo calcolando l'indice di rifrazione dell'aria. Dobbiamo dividere la velocità della luce nel vuoto, quindi 300.000 km al secondo, diviso la velocità della luce nell'aria, che è lo stesso valore, 300.000 km al secondo, perché nell'aria la luce viaggia praticamente alla stessa velocità che nel vuoto, quindi il rapporto fa 1. Perciò l'indice di rifrazione dell'aria è 1. Facciamo lo stesso calcolo per l'acqua. Dobbiamo dividere C, velocità della luce nel vuoto, 300.000 km al secondo, diviso 226.000 km al secondo, che è la velocità della luce nell'acqua. E il valore è 1,33. Stesso calcolo per il plexiglass, velocità della luce nel vuoto, C, diviso velocità della luce nel plexiglass, 203.000 km al secondo. Risultato 1,48. Quindi vediamo che più la velocità della luce rallenta, quindi 300.000, 226, 203, e più invece l'indice di rifrazione cresce, 1, 1,33, 1,48. Perciò più un mezzo trasparente fa rallentare la luce e più è grande il suo indice di rifrazione, che possiamo perciò chiamare indice di rallentamento. Vediamo adesso il caso del vetro. Non esiste un solo tipo di vetro, esistono molti tipi diversi. L'indice di rifrazione del vetro è un valore compreso tra 1,5 e 1,9, dipende dal tipo di vetro. Chiediamoci qual è la velocità della luce e quindi nei vari tipi di vetro. Dobbiamo prendere questa formula, che è la definizione di indice di rifrazione, e invertirla per calcolare la velocità della luce.
Quindi ricaviamo v uguale c diviso n, la formula inversa. Ora noi sappiamo quant'è l'indice di rifrazione del vetro, è un valore compreso fra 1,5 e 1,9. Allora, consideriamo i due casi estremi. Se l'indice di rifrazione vale 1,5, la velocità della luce diventa c, 300.000 km al secondo, diviso n 1,5, 200.000 km al secondo. Se invece l'indice di rifrazione vale 1,9, lo stesso calcolo ci dà 158.000 km al secondo. Quindi questo vuol dire che la luce nel vetro corre a una velocità compresa tra 158.000 e 200.000 km al secondo, tra questi due valori. Qui ho realizzato un doppio disegno in cui nella parte superiore riporto la velocità della luce nei vari mezzi trasparenti e nella parte inferiore riporto l'indice di rifrazione dei vari mezzi trasparenti. Cominciamo dalla velocità della luce espressa in 100.000 km al secondo, 10 alla quinta. Abbiamo appena visto che nei vari tipi di vetro la luce corre a una velocità compresa tra 158 e 200.000 per 10 alla quinta km al secondo, quindi 158 e 200, qua dentro ci sono i vari tipi di vetro. Nel plexiglass avevamo visto prima che la luce correva a 203.000 km al secondo, quindi posiziono 203, invece nell'acqua il valore della velocità della luce è 226.000, quindi la luce va più veloce nell'acqua, nell'aria va ancora più veloce, praticamente la velocità della luce è c, come se fosse nel vuoto. L'indice di rifrazione invece ha l'andamento contrario, quando la luce viaggia nell'aria l'indice di rifrazione dell'aria è 1, l'indice di rifrazione dell'acqua è 1,33, quindi vediamo che l'indice di rifrazione va aumentando verso sinistra, la velocità aumenta verso destra, l'indice di rifrazione aumenta verso sinistra. Il plexiglass ha un indice di rifrazione 1,48 e i vetri hanno indici di rifrazione che vanno da 1,5 a 1,9. Mi accorgo adesso che qui ho scritto male l'esponente, non è 10 alla quinta ma 10 alla terza. Infatti, per esempio, 300.000 vuol dire 300 per 10 alla terza. E lo stesso errore l'ho fatto per esempio qua, quindi questi 10 alla quinta sono tutti 10 alla terza, adesso li correggo. Quindi ho eseguito tutte le correzioni, 226 per 10 alla terza, 10 alla terza e così via. Tutti i 10 alla quinta li ho sostituiti con 10 alla terza chilometri al secondo.